Bentornato a Klaus Condicio, ad Antonio Ingroia. Buongiorno dottor Ingroia, bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi. Che fa adesso il dottor Ingroia? È disoccupato? No, in tal fatto, direi quasi più occupato di prima, E infatti faccio la scuola tra Roma, dove faccio l'avvocato, ormai ho uno studio legale, e difendo soprattutto parti civile di Maremeanti, non so, e poi Palermo, dove sono commissario di una società regionale siciliana che si occupa di informatizzazione, e Trapani, dove sono commissario straordinario della provincia di Trapani. Ecco, però tanti, allora è contento, tanti stipendi, quanto guadagna, se si può dire? No, veramente sono poche robe. quello lì del commissario Trapani, quella verità non lo so ancora, perché certo. Non ho ancora percepito nulla, ma penso che lì siamo di migliaia di euro. Certo. Il commissario della società di civile servizi è sicuramente cifra inferiore a quelle che prende. Certo. Non c'è il minimo dubbio. Senta, veniamo invece alle due questioni. Allora, la prima, le dichiarazioni di Totò Riina l'hanno colpita, e soprattutto ci dia una chiave di lettura e ci aiuti a capire. Ma certo, mi hanno colpito tutte le sue dichiarazioni, anche per la stranezza che un uomo molto accorto e molto attento a non far filtrare nulla e improvvisamente diventa un chiacchierone. Non viene chiacchierone, io non ci crederò mai. E quindi penso che Riina abbia parlato perché aveva voglia di parlare, aveva voglia di far sentire all'esterno, far arrivare all'esterno alcune sue indicazioni, messaggi e così via. Ma cosa che vuol dire? Ci aiuti a decodificare? Che vuol dire l'attacco alla procura, al suo collega? Guarda, io dico, l'ho detto fino all'inizio, Riina è un uomo che si sente in parte tuttora il capo carismatico di Cosa Nostra, anche se ovviamente non ha più il potere militare che aveva quando stava sul territorio 20 anni fa. Certo. È un uomo che ama sfidare la politica, lo Stato, i poteri, e quindi lui con questa sua dichiarazione manda un messaggio a più destinatari, che non è tanto il popolo di Cosa Nostra, ma lui da un lato emette una sorta di condanna a morte nei confronti di ex collega Di Matteo, dall'altro si compiace col Presidente della Repubblica Napolitano perché non vuole essere sentito al processo di Palermo, vuole quasi sottrarsi alla testimonianza, dall'altra dice che prima o poi Berlusconi, se lui fosse fuori, ucciderebbe Berlusconi. E insomma, manda una serie di messaggi diversi, con la quale quindi va contestualizzata anche quella condanna a morte del fatto di Matteo. Secondo me, mi strizza un po' più il potere politico e lancia un nuovo papesmo, diciamo così, con la quale propone nuovi patti, nuovi accordi. Siamo in una fase molto magmatica, passaggio, e quindi lui indica la magistratura come nemico comune alla politica, dice il nemico comune è sempre lì, è sempre la magistratura, facciamo un nuovo patto per ricostruire un nuovo patto politico mafioso. Questo è il senso della parola di Riina, secondo me. Cioè, non c'è la magistratura è il nuovo nemico, quindi noi e la politica facciamo un'alleanza, ho capito bene? Esatto. Senta, ma dicebbe che vuole uccidere Berlusconi, questo cosa vuol dire? Che Berlusconi rischia di nuovo la vita? Questo
questo vuol dire che è l'ultima appendice di cose che Rina ha detto tante volte, cioè che lui ce l'ha anche con la politica, dal quale si aspettava qualcosa e non ha avuto abbastanza, perché poi alla fine Rina, nonostante strepiti così dal carcere, è l'unico sconfitto di questa stagione, e lui stesso ha detto di sentirsi una sorta di parafulmine con il quale ha risposto di tutte le colpe di tutti, pagando per tutti. A questo gioco lui non ci sta, e allora reagisce con quel mondo politico che a torto e ragione ha avuto gli stessi nemici di Rina, la magistratura innanzitutto. Dice: beh, voi avete pensato a voi stessi, non avete pensato a noi, e io sono qui che pago il 41 bis per tutti. Ma perché la minaccia di morte così conclamata a Berlusconi? Che cosa significa nel gergo, nella simbologia? Significa che la stessa ragione per la quale tempo fa c'era stata anche una analoga, cioè un allarme di rischio per Nutri, come tanti anni fa, 20 anni fa ci fu per Salvo Lima, che poi venne ucciso, per gli altri politici nei confronti dei quali la mafia Cosa Nostra riteneva di essere traditrice. Che la mafia ha votato in massa per anni verso il partito Forza Italia è una cosa acclarata e assodata, e accertata. Evidentemente nel bilancio costi-benefici Rina ritiene non avere tanto sufficienti benefici da quel sostegno politico. Senta, che messaggio invece questo può essere, che ha detto lei, rivolto in modo traslato a Messina Denaro? Cioè, può essere anche un messaggio a Messina Denaro: non fare nessun patto? Stai attento a non fare nessun patto, può essere anche? C'è un messaggio con la quale Rina rivendica il suo ruolo di unico vero capo di Cosa Nostra, e quindi si esprime con parole anche perfino di disprezzo nei confronti di Matteo. Esatto, esatto. Che il vero capo è sempre soltanto lui. Esatto, quindi un messaggio al popolo di Cosa Nostra: state attenti, perché se dovesse fare patti sarebbe non la strada che io vi indico, mi pare chiaro, no? Anche scontato, forse. Anche abbastanza scontato. Senta, veniamo a Berlusconi. Berlusconi non si potrà candidare, non si potrà candidare in Europa. E vabbè, una roba scontata, però ecco, su questo volevo un suo giudizio. Dicevo, e ci mancherebbe che Berlusconi non possa candidarsi in Europa. Se non è candidabile in Italia, non è logico che non debba esserlo neppure per il Parlamento Europeo. È a tutti gli effetti un pregiudicato, sentenze definitive di condanna, e a mio parere avrebbe dovuto avere la sensibilità politica e istituzionale di farsi da parte prima ancora che la sentenza diventasse definitiva. Oggi ci sono dei limiti di legge che gli impediscono. Forse farebbe bene, dico, per il futuro della sua parte politica, a creare le premesse perché ci siano dei suoi successori a farsi da parte. Senta, cosa invece di... Allora, Berlusconi comunque ha pagato, in qualche modo sta pagando, però alla fine nell'opinione pubblica c'è la sensazione che sia uno dei pochi che abbia pagato. Non sto mi riferendo alla sua attività adesso assolutamente di magistrato, anche perché le sue inchieste sono molto più articolate, sono state molto più articolate. Però pare che abbia pagato poi sono lui, ma di delinquenti colletti bianchi ce n'è pieno in Italia, ma perché? Che è solo Berlusconi?
Ma io non credo che sia così. Io credo che certo i procedimenti penali in fronte di Berlusconi ce ne sono tanti, anche di reati che poi sono condannato altrettanto. E non mi pare che ci sia una impunità così diffusa. L'impunità del ceto politico si è decisamente abbassata. È una stagione questa, se vogliamo potremmo dire che insomma, Berlusconi si è trovato in una stagione in cui la magistratura ha acquisito maggiori capacità, è riuscita meglio a vincere l'impunità dei colletti bianchi. Fosse stato ai tempi di Andreotti, della generazione della prima repubblica, probabilmente avrebbe avuto maggiore opportunità per fare. Cosa rivaluterebbe invece di Berlusconi come figura storica? Cosa c'è di positivo? So che è una domanda forte per lei, però insomma. Io sono convinto che oggi, alla fine di questa stagione, possiamo dire che a parte lui, soltanto il presidente Napolitano, sono le uniche due personalità politiche che sono state di peso in questi ultimi 15-20 anni. Lui l'ha tutta utilizzata, diciamo, per interesse personale, per costruire una propria, diciamo, la propria salvezza e per conquistare la propria impunità. Quindi secondo me l'Italia non è attratto certamente beneficio, l'Italia deve entrare nel berlusconismo esce malissimo. Però certamente è stato capace, per l'assetto della sinistra, di cambiare il volto e la mentalità del paese, non è in peggio, ma certamente è un uomo che ha saputo usare la politica per realizzare i suoi obiettivi politici, che poi si confondevano e si mischiavano con i suoi obiettivi e interessi personali. Lui è stato molto abile, con una grande capacità di intercettare alcune paure e alcuni desideri nascosti dell'italiano comune, e gli altri dall'altra parte sono stati sul piano, diciamo, politico, non hanno mai avuto la sua statura, tant'è che il concetto è nel bene e nel male, nel caso di Berlusconi più nel male, comunque Berlusconi e Napolitano saranno quelli che hanno segnato un'epica che staranno nei libri di storia, no? Più o meno così. Caratterizzato questi ultimi decenni. Nel caso di Berlusconi per perseguire interessi personali, nel caso di Napolitano per perseguire di Stato, difendendo lo Stato, a mio parere, anche al di là del dovuto, anche quando lo Stato non andava difeso. Senta, Napolitano, il processo sulla trattativa, molti giornalisti, anche i suoi colleghi ex magistrati, pensano che sarà un flop. Che lo pensi chi non è addetto ai lavori posso immaginarlo, perché non conosce le carte, e i magistrati che lo pensano sono magistrati che non conoscono gli atti processuali. In realtà non so come finirà, perché nessuno ha la sfera di cristallo, certo. Anche se ho molta fiducia nella corte d'assise di Palermo che se ne sta occupando, è questo quello che ritengo. Arriverò con prove assai solide, del resto che siano stati rinviati a giudizio tutti gli imputati dal giudice dell'udienza preliminare, già è un dato importante. Quello che più mi preoccupa però non è tanto la sorte del processo, ma il punto che sembra che gran parte del paese, anche del paese che è, diciamo, più attrezzato culturalmente e professionalmente, sembra che non voglia la verità su
quella stagione, che invece la stagione che ha quello delle stragi e poi della trattativa che ha condizionato i vent'anni successivi. Senta, Napolitano ha fatto trapelare le sue prossime possibili dimissioni, l'ha fatto dire un po' da Macaluso, che è molto vicino a lui, eccetera. Lei prima ha detto ha difeso lo Stato anche oltre il dovuto. E, ecco, come verrà storicizzata alla luce anche della trattativa la figura di Napolitano? Un uomo dello Stato, ma di questo Stato, nel senso che ha difeso lo Stato italiano in tutte, le sue articolazioni. Sono lo Stato che l'ha portato per difendere lo Stato comunque, anche quando invece lo Stato andava diciamo così processato, non solo giudiziariamente ma anche politicamente. Sì, in sostanza lei dice ha difeso lo Stato buono, ma ha difeso anche di pezzi di Stato che si era trasformato in antistato. Io dico più semplicemente che nella sua idea appunto della difesa dello Stato, lo Stato va difeso comunque. E quindi, però lei ha detto ha difeso lo Stato che andava, quel pezzo di Stato che andava processato, quindi uno Stato potenzialmente illegale, quel pezzo di Stato. Ma insomma, questa, diciamo, questa è la sua interpretazione. Io quello che dico, mettiamo la rovescia, che quando c'è stato una parte di Stato, dei procure di Palermo e della gente, sì, che ha potuto pensare quell'altra parte di Stato che aveva messo in piedi la trattativa scellerata, è nato una sorta di imbarazzo, diciamo un imbarazzo di Stato di cui si è fatto interprete lo stesso presidente Napolitano, che invece di assecondare, aiutare, appoggiare, sostenere la Procura di Palermo ha sollevato il conflitto di attribuzione contro la Procura di Palermo, e questo è stato secondo me un pessimo segnale per i cittadini italiani. E le dimissioni fatte trapelare possono centrare con la trattativa, col processo? No, non credo. Credo che siano dentro la logica in base alla quale aveva deciso di candidarsi per un secondo mandato, diciamo così, a tempo. Su un piano politico sono sempre stato convinto che sia stato un errore la seconda candidatura, la seconda elezione della Napolitano, un passo indietro anziché un passo avanti. Perché ce l'aveva Rina non con Di Matteo e non con lei? Perché lei era meno importante? No, vabbè, perché oggi il PM della trattativa è ovviamente Di Matteo, non è più incrocio, con il quale l'indagine è iniziata, poi nella fase dibattimentale ha proseguito Di Matteo, e ormai io sono un ex pubblico ministero, quindi quello che contava era simbolicamente Rina doveva simbolicamente puntare il dito contro chi rappresentava la magistratura inquirente oggi, che sostiene e porta avanti l'accusa al processo. Per chiudere, lista Tsipras di sinistra, come la vede? Noi la sostengo convintamente e spero che si possa costruire qualcosa che va al di là del cartello elettorale. Se si rivelasse soltanto cartello elettorale che aiuta a portare al Parlamento europeo alcuni rappresentanti di una sinistra diversa, sarebbe comunque una cosa positiva ma riduttiva. Io credo che c'è uno spazio politico che bisogna riempire, e quello spazio politico era quello per il quale a suo tempo un anno fa la rivoluzione civile, quello per cui il progetto per continuare con la lista attiva, se ne avvolgono fiscali per le elezioni, comunque sia la lista. Senta, Berlusconi, i servizi sociali o i domiciliari, serve a qualcosa? Dica la verità, a cosa serve? C'ha 80 anni. Non ho sentito bene. Per chiudere, Berlusconi ai servizi sociali piuttosto che ai domiciliari, scusi dottor Ingroia, ma a che serve? Ha 80 anni.
che si è arrivati oggi alla sentenza definitiva. Dopodiché ci sono le leggi e le leggi vanno applicate prevedendo appunto non quello che sarebbe previsto nei confronti di un cinquantenne. Per in carcere e già si prevedono appunto misure alternative al carcere. Sì, ho capito, però se gli succede qualcosa durante questo periodo, se si ammala, può essere un contraccolpo per chi gli infligge questa pena, non pensa? Io possono essere completamente questi rischi, però ripeto, io ho fiducia nell'ordinamento giuridico italiano e nella magistratura che è in grado di intervenire e adattare la pena rispetto allo stato e alle condizioni del condannato. Quindi domiciliari o servizi sociali? Secondo... Questo lo decide la magistratura, lo deciderei io. Cos'è più educativo secondo lei per una psiche come quella di Berlusconi? Secondo me il servizio sociale andrebbe bene. Per il contatto con i giovani? Colui il quale si è sempre occupato soltanto di se stesso e poco degli altri, ha utilizzato gli altri in funzione di se stesso, che una volta si adoperi per gli altri nel servizio sociale, penso che sarebbe un bel segnale. Però veramente non salva niente, cioè tutto quello che ha fatto è solo per suo interesse, tutto, non credo, abbia pazienza, una cosa la salverà, per esempio ha modernizzato il paese e creato Renzi dal punto di vista della comunicazione. Beh, no, sicuramente ha trasformato la televisione, però è anche vero che nella televisione colui il quale ha fatto definitivamente prevalere la superficie sulla profondità, la forma sui contenuti. Magari un tempo c'era anche la televisione piuttosto. Però Renzi è noiosa. Certo. E quindi la resa diciamo più vivace, ma la resa anche più brutta. Però Renzi è un po' un figlioccio, no? Ha molto di questo patto che hanno fatto, vuol dire che c'è un po' una filiazione, no? Per chiudere. Sì, questa è un'altra dimostrazione appunto di quanto Berlusconi della scelta del segno, nel senso che c'è una versione aggiornata e tra virgolette di sinistra, ma insomma la considero assai poco di sinistra, nuova, che Renzi è la controfigura di Berlusconi. Bene, dottor Ingroia, noi la ringraziamo, un bocca al lupo.